continuiamo. Allora, io sono Gino Di Maro, penso che parecchi mi conoscono. Ho sempre difeso la democrazia e la Costituzione. Da quando avevo 16 anni militando nel partito, e ho sempre ritenuto che sia la forma normale per poter svolgere questo tipo di attività. Purtroppo nel 2016 un partito non c'è, come avrò modo di spiegare nel corso del mio intervento. Sono anche conosciuto perché dal 2010 ho partecipato alla difesa della democrazia attraverso un'azione giudiziaria sulla quale inizialmente avevo delle perplessità, perché la politica non si fa nelle aule giudiziarie, non è che la possono fare gli avvocati e i giudici devono essere gravati di qualcosa che normalmente non dovrebbero essere gravati. Io appartengo a quei 21 avvocati, quasi tutti milanesi, che riuscirono nel 2013 a portare la legge elettorale davanti alla Corte Costituzionale a farla dichiarare incostituzionale. Oggi spero di non annoiarvi dopo i due bellissimi interventi sulla Costituzione, sul valore della Costituzione, sulla storia della Costituzione del compagno Gioiello e sul lavoro che è strettamente connesso e insito nella Costituzione italiana. Spero di non annoiarvi su un argomento tecnico che appunto sono le leggi elettorali. Non vado molto indietro nel tempo, perché dovrei arrivare al 1800, ma mi limito dalla liberazione ai nostri giorni, il ruolo che hanno avuto la legge elettorale nella crescita della nostra democrazia. Prevediamo una cosa, che l'Italia dalla liberazione fino a un periodo che sto tentando di individuare, che va dal 1987 al 1994, e che secondo me non è collegabile all'evento della caduta del muro di Berlino, semmai può essere connesso. L'Italia è una nazione che è cresciuta anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista di una democrazia solida, su tre elementi: la politica che funzionava, e qui è strettamente collegato il ruolo del partito e la legge elettorale, una magistratura e tutto il sistema giudiziario messo collegato, che funzionava indubbiamente con delle disfunzioni, casi di mala giustizia come sono esistiti in tutti i paesi, ma fondamentalmente funzionava, e funzionava anche per il lavoro, giusto per evidenziare alla compagna. E in terza battuta, come terzo elemento, l'informazione, il mondo della stampa, attraverso i giornali, attraverso la televisione, poi c'è stata la liberazione delle televisioni private. Questi tre elementi hanno fatto crescere questo paese. Mi soffermerò sul primo, sulla politica, perché il referendum del 4 dicembre mette sul banco degli imputati proprio la politica, tenta di mettere sul banco degli imputati proprio la politica e tenta di dare una distorsione alla politica come è avvenuta. Dal 46 in poi la politica ha funzionato perché vi era un sistema elettorale strettamente proporzionale che è andato incontro ad una esigenza di massima partecipazione dei cittadini, così come era la speranza di quei nostri genitori, in cui pensava alla memoria del mio papà, che avevano preso il fucile ed avevano fatto la resistenza. La società divisa, fortemente divisa in partiti molto ideologicamente caratterizzati e fortemente stratificata dal punto di vista sociale, aveva trovato nella Costituzione il punto di incontro e nel sistema elettorale proporzionale lo strumento per poter diversificare la partecipazione stessa. Lo stesso articolo 49, che da più parti si è evidenziato, qui c'è stato anche qualche polemica con qualcuno del comitato del no, la mancanza di una legge attuativa dell'articolo 49 della Costituzione sul partito, non se ne sentì l'esigenza di formalizzare il ruolo stesso del partito, perché i partiti che
si sono avuti dal 44-45, diciamo immediatamente dopo la liberazione, a calato della liberazione, fino al 94, sono stati partiti che richiamavano, anche senza regole stratificate in una legge, richiamavano quelli che erano i principi fondamentali che erano stati evidenziati nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente. Qui richiamo Costantino Mortati e Piero Calamandrei che scrissero dietro degli interventi bellissimi su quello che doveva essere il partito nella società che si andava in voto. Loro lo dicevano nel 46, nel 47, quando una democrazia in Italia non c'era ancora. I partiti che abbiamo avuto dopo la Costituente, in effetti, almeno fino al 94, questo tipo di caratteristiche li hanno svolti in pieno. Gli attacchi di cui diceva il Presidente Gioiello, gli attacchi alla Costituzione, che immediatamente dopo la stessa promulgazione della Carta Costituzionale, sono stati tanti. Si sono ricordate la riforma, ricordiamo pure che ci sono stati anche qualche rumore di sciabola, c'è stato con il Piano Sollo e la stessa strage di Piazza Fontana, che qui Milano la teniamo qui vicina, in effetti è collegato a questo tipo di attacco che è stato data al pilastro fondamentale della nostra democrazia, che era stata rappresentata dalla Costituzione. La legge elettorale, ripeto, venne incontro a questo tipo di esigenza e è stata messa in discussione fondamentalmente, tranne la parentesi del 1953 con la legge Truffa, su cui voglio spendere dopo un attimo una parola per paragonarla, per far evidenziare che cos'era la legge del 53 e le due leggi che abbiamo avuto di recente, il Porcellum che è stato dichiarato incostituzionale e l'Italicum che si avvia pian piano a entrare anche in una sentenza della Corte Costituzionale. In effetti nel 1994, precedentemente nel 1991, con il referendum Segni, si evidenziarono alcuni aspetti dei limiti della legge proporzionale rispetto alla nostra società. Già quello fu un attacco che abbiamo ricevuto, perché si puntava a una limitazione di fatto della partecipazione politica nel nostro paese. Quello che venne dopo risente, dopo il referendum del 94, cioè la legge Mattarellum, risente dalla buona fede di alcuni legislatori dell'epoca. Il Mattarellum fu una legge elettorale completamente diversa da quella precedente, ma voglio farvi evidenziare come rappresentò anche in quel caso un incontro fra due culture diverse. Non a caso la legge che noi chiamiamo Mattarellum e prende il nome dell'attuale Presidente della Repubblica aveva due padri. C'era anche, oltre a Sergio Mattarella, Lucio Magri, un parlamentare comunista, poi passato alla Fondazione Comunista, tragicamente scomparso qualche anno fa. Dunque fu un incontro tra coloro che credevano più in una virtù, in una modifica in senso più maggioritario, e coloro che invece credevano, come Lucio Magri, nel mantenimento di una legge elettorale proporzionale. Fu un punto di compromesso e, come possiamo evidenziare, fu una legge elettorale voluta da tutti, a differenza di quello che è venuto dopo, perché sia il Porcellum che l'Italicum sono state leggi imposte a colpi di maggioranza. Leggi come la legge elettorale e la Costituzione devono rappresentare invece un punto di incontro e devono avere necessariamente delle maggioranze ampie, non creare divisioni nel Paese. La Costituzione non lo creò, come ha evidenziato prima Gioiello, la legge elettorale proporzionale prima e quella del Mattarellum successiva non lo ha creato. Questo banco degli imputati, proprio la politica, tenta di mettere sul banco degli imputati proprio la politica e tenta di dare una distorsione alla politica come è avvenuta.
dal 46 in poi la politica ha funzionato perché vi era un sistema elettorale strettamente proporzionale che è andato incontro ad una esigenza di massima partecipazione dei cittadini, così come era la speranza di quei nostri genitori, in cui pensava alla memoria del mio papà, che avevano preso il fucile ed avevano fatto la resistenza. La società divisa, fortemente divisa in partiti molto ideologicamente caratterizzati e fortemente stratificata dal punto di vista sociale, aveva trovato nella Costituzione il punto di incontro e nel sistema elettorale proporzionale lo strumento per poter diversificare la partecipazione stessa. Lo stesso articolo 49, che da più parti si è evidenziato, qui c'è stato anche qualche polemico con qualcuno del Comitato del No, la mancanza di una legge attuativa dell'articolo 49 della Costituzione sul partito, non se ne sentì l'esigenza di formalizzare il ruolo stesso del partito, perché i partiti che si sono avuti dal 44-45, diciamo immediatamente dopo la liberazione, a cavallo della liberazione, fino al 94, sono stati partiti che richiamavano, anche senza regole stratificate in una legge, richiamavano quelli che erano i principi fondamentali che erano stati evidenziati nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente. Qui richiamo Costantino Mortati e Piero Calamandrei, che scrissero e diedero degli interventi bellissimi su quello che doveva essere il partito nella società che si andava incontro. Loro lo dicevano nel 46, nel 47, quando una democrazia in Italia non c'era ancora. I partiti che abbiamo avuto dopo la Costituente, in effetti, almeno fino al 94, questo tipo di caratteristiche li hanno svolti in pieno. Gli attacchi di cui diceva il Presidente Gioiello, gli attacchi alla Costituzione, che immediatamente dopo la stessa promulgazione della Carta Costituzionale, sono stati tanti. Si sono ricordate la riforma, ricordiamo pure che ci sono stati anche qualche numero di sciabola, c'è stato con il Piano Sollo e la stessa strage di Piazza Fontana, che qui Milano la teniamo qui vicina, in effetti è collegato a questo tipo di attacco che è stato data al pilastro fondamentale della nostra democrazia, che era stata rappresentata dalla Costituzione. La legge elettorale, in effetti, ripeto, venne incontro a questo tipo di esigenza e è stata messa in discussione fondamentalmente, tranne la parentesi del 1953 con la legge Truffa, su cui voglio spendere dopo un attimo una parola per paragonarla, per far evidenziare che cos'era la legge del 53 e le due leggi che abbiamo avuto di recente, il Porcellum che è stato dichiarato incostituzionale e l'Italicum che si avvia pian piano a entrare anche in una sentenza della Corte Costituzionale. In effetti nel 1994, precedentemente nel 1991, con il referendum Segni, si evidenziarono alcuni aspetti dei limiti della legge proporzionale rispetto alla nostra società. Già quello fu un attacco che abbiamo ricevuto, perché si puntava a una limitazione di fatto della partecipazione politica nel nostro paese. Quello che venne dopo risente, dopo il referendum del 94, cioè la legge Mattarellum, risente dalla buona fede di alcuni legislatori dell'epoca. Il Mattarellum fu una legge elettorale completamente diversa da quella precedente, ma voglio farvi evidenziare come rappresentò anche in quel caso un incontro fra due culture diverse. Non a caso la legge che noi chiamiamo Mattarellum e prende il nome dell'attuale Presidente della Repubblica aveva due padri. C'era anche, oltre a Sergio Mattarellum, Lucio Magri, un parlamentare
comunista, poi passata alla Fondazione Comunista, tragicamente scomparso qualche anno fa. Dunque fu un incontro tra coloro che credevano più in una virtù, in una modifica in senso più maggioritario, e coloro che invece credevano, come Lucio Magri, nel mantenimento di una legge elettorale proporzionale. Fu un punto di compromesso e, come possiamo evidenziare, fu una legge elettorale voluta da tutti, a differenza di quello che è venuto dopo, perché sia il Porcellum che l'Italicum sono state leggi imposte a colpi di maggioranza. Leggi come la legge elettorale e la Costituzione devono rappresentare invece un punto di incontro e devono avere necessariamente delle maggioranze ampie, non creare divisioni nel Paese. La Costituzione non lo creò, come ha evidenziato prima Gioiello, la legge elettorale proporzionale prima e quella del Mattarellum successiva non lo ha creato. Queste ultime due, il Porcellum prima, l'Italia dopo, hanno creato una frattura profonda. Su questa scia c'è il tentativo di modificare la Costituzione. Legge costituzionale e legge elettorale camminano insieme. Non a caso qualcuno dei sostenitori del sì sostengono che ci sia un combinato disposto tra la modifica costituzionale e la legge elettorale. Questa la dice lunga di come una Costituzione sia stata fatta, adattata proprio come il vestito adattato a qualcuno. Perché la legge elettorale, perché una Costituzione non può essere tirata a destra o a manca in base alla legge elettorale. La Costituzione sopravvive a qualsiasi tipo di legge elettorale. Per cui questa è una falsa argomentazione che è stata posta sul terreno. La modifica che è stata data con la successiva legge, quella dell'Italicum, nasce sulla bocciatura della precedente legge, quella del Porcellum, da parte della Corte Costituzionale. Sembra strano vedere da parte di un Parlamento che ricalca le stesse modifiche che la Corte Costituzionale aveva fatto dichiarare con una sua sentenza rimasta memorabile, aveva dichiarato essere incostituzionale. Ci sono, poi ne parlerà meglio anche il compagno Pecchiari. In conclusione, c'è almeno su due punti, sono stati già evidenziati, palesemente ricalcanti la precedente legge, quella dei capolista bloccati e quello del premio di maggioranza. Sul premio di maggioranza, ecco qui che voglio un attimo evidenziare come questa legge finisce per essere ancora più incostituzionale di altre. Abbiamo parlato della legge truffa nel 1953, che fu definita tale perché dal proporzionale puro che era stata la legge elettorale in cui si erano votati i deputati all'Assemblea Costituente nel 1946, si erano votati tutti i consigli comunali e i consigli provinciali che immediatamente dopo il fascismo erano stati eletti, insediati e riportati, e poi le successive elezioni parlamentari del 1948. Il Parlamento nel 1948 decise di modificare la legge elettorale introducendo una piccola norma che permetteva, si badi bene, se una maggioranza di costituita da una sola lista o una sola lista di partito o più liste di partito riusciva ad ottenere il 50% dei voti più uno, avrebbe ottenuto un premio di maggioranza. In pratica, ottenendo il 50% più uno, dico io che rispetto al sistema maggioritario sono quello che magari più riesco a dare un minimo di credibilità, comunque il popolo italiano esprimeva ad una fazione politica quantomeno la maggioranza,
50% più, dunque una maggioranza vera, sia pure fisicata, riusciva ad esprimere poi in Parlamento una maggioranza di parlamentari più consistente. Dunque c'era un premio minimo, c'era una soglia minima da poter accedere. E la doppia lettura di questa legge, che ne fa capire anche un attimo la bontà di l'onestà, diciamo, di chi propose questa legge, era che se alla prima occasione, cioè nel 53, la legge, nessuno avesse ottenuto questa metà più uno dei voti, questa legge non si sarebbe più riproposta. In effetti come fu? Effettivamente, perché i partiti che si presentarono in coalizione non riuscirono a ottenere un 50% più nella legge, tornò a casa. Faccio un ulteriore piccolo excursus sulla precedente legge. La legge a 100, siamo in pieno regime fascista, una legge che fu fatta proprio a misura per Mussolini. La legge Acerbo prevedeva almeno una cosa, prevedeva una soglia minima, anche se veramente minima, del 25%, per poter accedere al fortissimo premio di maggioranza, cui poi effettivamente riuscì ad accedere e poi arrivò in effetti dalla fragile democrazia prefascista, si arrivò poi al regime fascista, come noi tutti ben sappiamo. Qualcosa di simile c'è nell'attuale legge in Italia, quindi. Perché è vero, hanno introdotto le soglie, nessuno può accedere al premio di maggioranza al primo turno senza la soglia minima. Tuttavia è lì l'imbroglio, perché non possono definirlo tanto: se alla soglia minima non si accede, sì, le due maggiori coalizioni vanno al ballottaggio, ma al ballottaggio ci va, qualcuno dico ovviamente, perché se ci sono già al primo turno ci devono andare al secondo turno, anche delle soglie minime. Paradossalmente, in effetti, potrebbe una coalizione che ha ottenuto anche meno del 25%, dico il 25% richiamandomi proprio la legge Acerbo, non la legge truffa, ma la legge Acerbo, quella che fu voluta da Mussolini, potrebbe col 23%, una frantumazione enorme come in un sistema come il nostro potrebbe avessi. Teniamo presente che in questo momento abbiamo quattro poli, a parte che esiste il quinto polo rappresentato dalle astensioni, che potrebbe pure risvegliarsi e diventare tale con una propria lista elettorale, una coalizione, la prima coalizione che può anche non superare il 25% non è tra le cose impossibili. Andrebbe al ballottaggio e otterrebbe qualcosa come 53-54% dei seggi in Parlamento. In pratica una minoranza che diventa maggioranza. Maggioranza inesistente, maggioranza di parlamentari che potrà fare di tutto, perché una volta che approvato, ecco perché il combinato disposto, su questo sono d'accordo, una volta che poi viene modificata la Costituzione, in effetti potrà fare l'ira di Dio dal Presidente della Repubblica, dalla messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica e quant'altro. Qui l'appello che in effetti noi del Comitato del No, noi sostenitori del No, dobbiamo dare. Qui non si chiede una modifica della Costituzione su qualche aspetto che pure si potrebbe avere, ma qui è uno stravolgimento della Costituzione. Si stravolgono i valori, come diceva prima Gioiello, si vuole stravolgere automaticamente il valore fondamentale di questa Costituzione, che è il lavoro. Si vuole dire che tutto quello che abbiamo fatto dal 48 fino a oggi va tutto rivisto. Secondo un messaggio che arriva tutti i giorni, la Boschi, questa grande cinquettaia che la sentiamo tutti i giorni, dice: non ci sarà un'altra occasione per altri 70 anni. Qui dobbiamo essere coraggiosi, qui dobbiamo essere coraggiosi. E il mio invito al Comitato del No, perché le riforme della Costituzione, qualche punto della Costituzione,
può anche essere rivisto, qualche punto tecnico, come la riduzione del numero dei parlamentari, come anche la modifica del bicameralismo perfetto, perché il bicameralismo perfetto è figlio proprio del periodo storico in cui si è uscito il fascismo. Una Camera, meglio due, che hanno, vengono elette allo stesso modo e che vengono eletti e che hanno gli stessi poteri. Qui invece si vuole fare una Camera completamente nominata dai politici, un'altra nominata al 60%, in pratica il ruolo del cittadino italiano viene completamente eliminato. Non voglio rubare altro al presidente del Comitato del No qui di Milano, che concluderà questo interessante convegno. Noi dobbiamo vivere il referendum del 4 dicembre come una giornata di festa, una giornata in cui un popolo conferma o non conferma la propria carta fondamentale, che è stata scritta dai nostri padri, è stata scritta con il sangue di due partigiani che stavano sulle montagne e che dalle montagne non sono tornati. È un passaggio che io ripeto sempre, non tanto come ricordo storico, ma lo dico per i giovani, quelli che non hanno 35 anni, che stanno in questa sala e anche fuori. È un'occasione questa qui, quella del 4 dicembre, che probabilmente non avremo in altre occasioni se il 4 dicembre vincerà il sì. Possiamo dopo 70 anni dire quella Costituzione è la mia Costituzione, questo che dobbiamo dire, sarà un giorno di festa. La notte del 4 dicembre vi voglio tutti in piazza del Duomo a festeggiare in quel luogo simbolico della nostra storia. Vorrei soprattutto vedere il papà del collega Romano Pupini, che tengo qui davanti, che sempre mi ricorda Piazza del Duomo e quello che ha rappresentato nella nostra storia. C'è un'altra piazza, anche Loreto. Però noi festeggiamo il 25 aprile, stavamo in piazza, il popolo italiano stava in Piazza Duomo, questo mi pare, io non c'ero, perché è una questione d'età, ma appunto mi è stato detto la storia, mi è stato confermato soprattutto dal simpaticissimo papà del compagno Romano Tubini, che mi ricorda tanto il mio papà, che hanno avuto le stesse vicissitudini storiche in quei giorni, chi a Napoli, chi a Milano. Ritroviamoci là, soprattutto per festeggiare quel giorno. Un'ultima considerazione, poi passo la parola a chi ci parla, all'avvocato D'Ambrogio, che ci parlerà dell'euro e sul ruolo che i trattati internazionali stanno avendo in questo momento. Noi sottoponiamo una riforma della stampa a un referendum. Ne abbiamo avuto un'altra di recente, nel 2011, quella dell'articolo 81 della Costituzione, in cui ce la siamo dimenticati, è stato introdotto il pareggio del bilancio della Costituzione senza un referendum. Perché? E questo vale per la storia dei parlamentari del Partito Democratico e di chi l'ha votata. È stata stravolta la Costituzione su un punto, scrivendo soprattutto una cosa dal punto di vista scientifico, è stato scritto nella Costituzione che Keynes è un deficiente. Questo l'abbiamo scritto così. Poi nella storia vedremo se era deficiente Keynes o erano deficienti i parlamentari che l'hanno votato, e forse erano anche dei delinquenti. Io vi ringrazio e passo la parola.